Buongiorno a tutti, vi parlo con una certa tristezza nel cuore perché quello che è successo negli ultimi giorni è qualcosa che io non avrei mai ritenuto possibile. Prima ho subito una epurazione politica, sono stato defenestrato da coordinatore degli affari esteri ed europei del Movimento 5 Stelle fondamentalmente per due ordini di ragioni. La prima ragione è legata alle battaglie per la democrazia interna. Io mi aspettavo dalla riorganizzazione del professor avvocato Giuseppe Conte un percorso che fosse rispettoso degli esiti degli Stati Generali, che per quanto possibile potesse implementare quello che in tanti migliaia di attivisti avevamo democraticamente votato. Nel corso del tempo invece, a partire in particolare da luglio del 2022, come spiego molto bene in una lettera aperta che ho mandato a tutti i nostri attivisti due giorni fa, ho notato un imbullonamento, un irrigidimento fino ad arrivare a un verticismo esasperato nella presa delle decisioni che ha totalmente smentito la natura di grande forza di democrazia partecipativa dal basso del Movimento 5 Stelle. Io questo ho cercato di farlo comprendere in tutti i modi. Prima ancora della redazione dello Statuto sono andato a chiedere, a esprimere le mie idee insieme anche ai miei colleghi europarlamentari in una riunione con il professor Conte, chiedendo di poter partecipare ai lavori dello Statuto stesso. Non ha avuto alcuna risposta, alcun feedback. Successivamente, una volta instaurato uno statuto che già mi destava alcune criticità e perplessità, come spiego sempre in questa lettera, ho chiesto ulteriormente di poter cercare di discuterne nel Consiglio nazionale, l'organo di cui facevo parte come coordinatore affari esteri ed europei. Anche qui non ho mai avuto una risposta, badate bene, non una risposta negativa, non ho mai avuto risposta. Chiedevo ad esempio appunto di intervenire per far sì che ci fossero coordinamenti regionali e provinciali democraticamente eletti, collegiali, così come noi li avevamo votati agli Stati Generali. Niente. Poi ho provato anche privatamente con il professor avvocato Giuseppe Conte a febbraio in un incontro e mi ha chiarito che non sarebbe mai stato possibile avere coordinamenti regionali e provinciali elettivi, collegiali, perché lui percepisce queste cariche come emanazione della sua figura, devono essere, cito testualmente le sue parole, i suoi occhi e le sue orecchie sul territorio, coloro che eseguono le istruzioni che lui gli va a dare. E poi ancora, vedendo che era inutile, che anche nell'ultimo Consiglio nazionale di giugno ce ne sono stati fatti solamente tre nel corso di un anno e mezzo, pochissimi rispetto ai tanti che facevamo prima della caduta del governo Draghi, prima ne avevamo almeno uno al mese, se non anche uno ogni due mesi, due o tre al mese in funzione delle emergenze, ricordo nelle fasi convulse appunto della caduta del governo Draghi quasi quotidianamente, ecco, dopo aver compreso che non c'era altra strada, altra possibilità, ho cercato di fare una battaglia democratica, ho lanciato delle petizioni su change.org che hanno comunque raccolto centinaia di firme degli attivisti. Io oggi, in questi giorni, ho pagato il prezzo di queste petizioni, ho pagato il prezzo di aver chiesto democrazia partecipativa, di aver chiesto dei coordinamenti elettivi, ho pagato il prezzo di aver chiesto che il 2 per 1000 venisse effettivamente destinato, quello raccolto appunto dalle donazioni delle persone direttamente a progetti sul territorio scelti dal basso in modo meritocratico. Ho pagato ancora il prezzo di aver denunciato che il Consiglio nazionale, i nostri organi, sono di fatto organi che non hanno alcuna forma di sostanza politica, perché possono essere in qualsiasi momento scavalcati dalla decisione del leader, che spesso si apprende direttamente dai giornali. A me questo è successo in due anni di coordinatore, di apprendere quasi sempre le sue decisioni dai giornali, specialmente appunto dopo luglio del 2022. Ma ho pagato poi anche un altro prezzo molto importante, che è quello di aver tenuto sempre il punto molto fermo sui diritti umani in Russia e in Cina, di aver mantenuto la mia posizione, quella che era l'originaria posizione del Movimento 5 Stelle, da febbraio fino circa a maggio-giugno, anzi fino a giugno per essere precisi, del 2022, sulla condanna piena e totale della criminale invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ricordo consigli quando ancora si facevano, quando ancora si poteva discutere democraticamente nel mio movimento, in cui negoziavamo anche le conclusioni. Andate sul nostro sito, troverete le conclusioni di giugno del 2022. In quelle conclusioni c'era scritto a chiare lettere che questa condanna era inequivocabile. C'era scritto che
siamo e rimaniamo un movimento che ha un afflato pacifista, ma che comprendevamo bene l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, l'articolo che disciplina il diritto di autodifesa individuale, di difesa collettiva di un paese che viene ingiustamente aggredito e invaso. Ebbene, qualcosa da quel giorno è successo, ed è successo costantemente. Io ogni momento rimanevo sempre più sorpreso, sempre più scioccato da una linea che cambiava. Ricordo ad esempio in quel Consiglio di giugno le pressioni di Rocco Casalino, le pressioni della comunicazione che continuavano in tutti i modi a voler forzare dei concetti che invece non c'erano nella nostra dibattito. Armi pesanti, armi leggere, escalation, continuavano in tutti i modi a voler un po' fare appunto operare delle pressioni perché la linea politica che stavamo liberamente dibattendo venisse rimodulata. E sempre di più questo è avvenuto crescentemente nel corso del tempo. Ho cominciato chiaramente a pormi delle domande, ho cominciato a porre delle domande, a cercare di capire meglio che cosa stava accadendo. E sono rimasto sempre più scioccato, fino a che siamo arrivati al punto culminante, a maggio del 2023, più o meno il periodo in cui Giuseppe Conte ha deciso di dichiarare che avrebbe firmato il referendum contro le armi e ha deciso contestualmente di fare anche delle dichiarazioni forti in cui si insinuava il fatto che in qualche modo la NATO, l'Unione Europea avessero delle corresponsabilità in questo conflitto, cose che mi hanno lasciato profondamente scioccato ed esterrefatto. Da quel momento è stato sempre più difficile per me. Ho cercato, ripeto, in tutti i modi di confrontarmi anche con i miei colleghi su questo, ho cercato di esprimere il mio malessere, non comprendevo appunto come si potesse mettere in discussione le responsabilità di questa guerra, giocare un po' sull'ambiguità. Il pacifismo io lo rispetto profondamente, anche quello integrale, anche quello se vogliamo forse un po' utopico, io ne ho un profondo rispetto. Magari posso in alcuni casi non condividerlo quando c'è un paese invaso e occupato, però lo rispetto e lo comprendo. Avere ambiguità sulla condanna delle responsabilità della guerra, no. Così come avere ambiguità sui diritti umani in Cina. Nel corso di questi anni ho lavorato tantissimo sul tema, ho ricevuto encomi e riconoscimenti dal World Uyghur Congress, la più importante associazione del popolo uiguro. Ho ricevuto riconoscimenti dal Parlamento tibetano in esilio, ho ricevuto ovviamente riconoscimento anche da Taiwan minacciata, per non parlare poi di quello che è successo con Hong Kong, centinaia di lettere, interrogazioni, di azioni parlamentari. Ecco, tutto questo nel Movimento 5 Stelle è sempre stato percepito con grande fastidio. Andate a vedere a livello parlamentare salvo il lavoro ad esempio eccellente della collega Federica Onori, quante poche iniziative, quasi nulla c'è sui diritti umani in Russia e in Cina. E mi sono cominciato a chiedere sempre di più, ma perché? Io pensavo che proprio con l'avvento del professor Conte tutto questo sarebbe cambiato, invece misteriosamente, in particolare da luglio in poi del 2022, non ha fatto che crescere questa situazione, non ha fatto che essere sempre di più pervicace, asfissiante quasi. E ho visto poi questo mutamento nei consigli nazionali, in particolare anche dopo le dichiarazioni di Alexei Vladimirovich Paramonov, l'ex console russo a Milano, il quale minacciò a un certo punto sulla stampa in modo molto violento di fare rivelazioni shock su quello che era accaduto durante la pandemia. Ecco, dopo quelle dichiarazioni, mano a mano nei consigli, ho sempre visto, sempre di più nei consigli nazionali che si tenevano all'epoca, un cambiamento di registro, una forte pressione verso l'ambiguità. Tutto questo è culminato poi in qualcosa che mai mi sarei aspettato. Ho preso da fonti di stampa, di un comunicato dell'ANN Kronos, che addirittura i miei colleghi qui al Parlamento europeo hanno chiesto di aprire nei miei confronti un procedimento di fronte ai probiviri, con delle scuse ridicole e pretestuose, delle scuse veramente allucinanti. Io dico ai miei colleghi che non ho nessuna paura, se i probaviri lo riterranno, di presentarmi di fronte a loro, ma che chiedo una cosa, che se le accuse sono pubbliche anche la difesa deve essere pubblica e quindi chiedo e pretendo di poter avere uno streaming. Noi eravamo il movimento dello streaming, eravamo il movimento della partecipazione, della trasparenza. Bene, se devo avere un procedimento di fronte ai probiviri, voglio questo streaming e voglio poter rivelare tutto quello che ho subito nel corso di questi mesi, voglio poter raccontare tutti gli elementi che sono accaduti e voglio che tutti gli attivisti e tutta l'opinione pubblica italiana lo conosca.
altrimenti è un processo, sarebbe un procedimento farsa. Io i procedimenti farsa non li posso accettare. Non ho niente di cui vergognarmi e sono convinto della bontà, della serietà del mio impegno e del mio lavoro, che non è solo quello degli ultimi mesi, è quello di 9 anni e mezzo al Parlamento europeo, è quello di 13 anni di attivismo all'interno del Movimento 5 Stelle. Quindi se loro ritengono che io debba andare, benissimo. Certo, poi casualità, devo constatare che tutti quanti loro sono stati appena premiati nella nuova riorganizzazione. Ognuno di loro ha avuto un ruolo, o come membro o come presidente di un comitato. Sarà sicuramente una casualità che questo comunicato esca poco dopo, che esca subito dopo la mia lettera agli attivisti in cui racconto tanti fatti che forse non erano conosciuti. Mai avrei pensato nella mia vita, dopo 13 anni di attivismo, di subire questo, ma lo affronterò con grande serenità. Però dico anche che se dovessero emergere profili dal punto di vista civile o penale di diffamazione, ovviamente mi tutelerò in tutte le sedi. Questo lo dico senza alcuna paura e senza alcuna remora. Come vi ho detto, penso che questi problemi di democrazia del Movimento 5 Stelle non li percepisca soltanto io. Penso che li percepiscano anche tanti altri. Andate a vedere le percentuali di voto di queste ultime votazioni. Quanti hanno votato? Poco più del 12% degli aventi diritto, mi pare. 18.000 persone in tutta Italia per un movimento che ha un numero così elevato di iscritti? E perché gli altri non hanno votato? Perché c'è oltre un 85% di astensionismo? Sono fatti, forse perché qualcuno si rende conto che questi non sono voti, sono ratifiche di decisioni che sono già state prese. Non c'è l'alternativa, non c'è l'altra opzione. E mi chiedo se questo sia il concetto di democrazia partecipativa che ha fatto innamorare me e tanti altri anni fa di quello che era il progetto rivoluzionario del Movimento 5 Stelle. Sui punti specifici che mi vengono assurdamente, a quanto pare, contestati, io ancora non ho ricevuto dai provvedimenti alcunché, ma ripeto, se arriveranno non ho nessun problema a difendermi nel merito, ho tutti gli elementi di cui hanno bisogno, poi magari torneremo in separata sede se riceverò qualcosa. Posso dire però, senza timore di essere smentito, che del Movimento 5 Stelle di oggi non c'è più niente dell'uno vale uno, c'è il vale solo uno e il decide solo uno, esattamente quello che ho cercato di spiegare all'interno della mia lettera. E voglio andare a chiudere proprio sul tema di diritti umani in Cina e in Russia, che penso sia il motivo scatenante anche di quello che è accaduto. Penso che alcune mie interviste in cui condannavo il memorandum con la Cina, sulla base di dati incontrovertibili, sulla base del fatto che il nostro export negli ultimi 3 anni è sprofondato a meno 41 miliardi di euro nei confronti di Pechino. Basta prendere in mano i dati del Ministero degli Esteri, non bisogna credere a Fabio Massimo Castaldo, sono dati oggettivi. Per aver detto questo, a quanto pare ho toccato delle corde che non dovevo toccare. Per aver detto, appunto, aver ribadito le mie posizioni sulla Russia, sono successe appunto quanto è successo. Quindi credo che questo nei miei confronti sia un procedimento politico, che è a natura squisitamente politica, da parte sia dei miei colleghi della delegazione, sia da parte del vertice del Movimento 5 Stelle. Ebbene, vi ho accennato a dei fatti controversi che negli anni ho osservato, a cui magari nel tempo non avevo dato il giusto peso e che soprattutto da maggio del 2023 poi ho cominciato a mettere in fila. Voglio ricordarne uno, il mio compianto e caro amico David Sassoli, un grande europeista, un grande presidente che io ho avuto l'onore di avere come collega vicepresidente, di servire da vicepresidente. Un uomo che per rimanere fermo nelle sue convinzioni è stato sanzionato dalla Repubblica Federale Russa. Un uomo che non ha esitato un attimo a difendere gli altri colleghi del Parlamento europeo sanzionati dalla Cina, e sono stati tanti insieme a quelli dei parlamenti nazionali. Il 15, 16, 17 aprile del 2021 mi chiamò, insomma, ci sentimmo costantemente, andrai anche a trovarlo nel suo ufficio. Era molto preoccupato per un accordo che all'epoca si stava concludendo tra l'Istituto Spallanzani e il suo omologo Istituto di Virologia Russo. Mi aveva sollevato delle forti obiezioni, soprattutto su quello che sarebbe stato l'utilizzo e l'accesso dei dati che avrebbe avuto questo istituto russo nei confronti delle attività che venivano svolte all'Istituto Spallanzani, che sono molto delicate e molto importanti. Anzi, ne approfitto per ringraziare il sacrificio enorme dei medici, degli infermieri, dei ricercatori dello Spallanzani durante appunto quella che è stata la pandemia. Mi chiese di intervenire dal lato del Movimento 5 Stelle come lui sarebbe intervenuto dal lato del Partito Democratico.
Io cercai di capire, erano momenti concitati, senz'altro, c'era in pieno la pandemia, senz'altro, bisognava avere dei vaccini, senz'altro, cercai per quello che erano le mie limitate disponibilità di cercare di capirne meglio, cercare di fare domande, capire qualcosa, trovai un muro di gomma anche in quel caso. E questo già mi preoccupò. Nel tempo sapete bene quanti e quali quesiti ha sollevato quell'accordo. Quanti e quali quesiti solleva ancora la missione dalla Russia con amore, che avvenne appunto nel pieno della pandemia, nella quale pare che ci furono richieste, a quanto sembra, molto strane da parte dei russi di essere dispiegati, non solo lì dove infuriava appunto e mordeva di più il virus, cioè in Lombardia, cioè appunto nel nord Italia, ma addirittura in Puglia. Una Puglia che invece aveva pochissimi casi, ma dove ci sono importanti basi aeronautiche e navali delle nostre forze armate. Anche lì tanti quesiti e tanti interrogativi che spero un giorno avranno una piena luce e piena risposta, magari anche dal comitato d'inchiesta che sembra vedrà a breve la luce. E poi vi ho raccontato quello che è successo nei nostri consigli nazionali, mutamenti di posizioni. Le posizioni di giugno del 2022 erano ancora cristalline, quelle che sono venute dopo lo sono state molto meno. Vi ho raccontato anche, insomma, di quello che è accaduto dopo le parole del console di Milano, russo, e quanto forse queste potrebbero magari avere avuto un impatto, perché, ripeto, la linea è totalmente mutata e virata nell'arco di pochissimo tempo. Ma poi ho scoperto di recente anche altri casi molto strani e ve ne voglio citare un ultimo. Il caso di Alexander Korshunov, colonnello dell'FSB russo, che del Napoli nel 2019, su richiesta degli Stati Uniti d'America, viene arrestato con l'accusa di traffico di tecnologie militari. Contestualmente la Russia chiede invece di estradarlo in Russia, appunto, dicendo che era un truffatore che in qualche modo aveva sottratto circa 150.000 euro a un'azienda di Stato russa che doveva essere processata a Mosca. Richiesta di un tribunale, quello Basmanni, che come dice un articolo di Micromega molto recente di qualche settimana fa, è molto noto per essere un tribunale che di sicuro non rispetta gli standard dei nostri tribunali. Beh, c'erano tante strade che si potevano scegliere, si poteva scegliere di estradarlo negli Stati Uniti, si poteva scegliere di avere un processo in Italia dove era stato arrestato e invece la scelta del 2019 durante il governo Conte 1 dell'allora ministro Bonafede e del premier Giuseppe Conte fu di estradarlo a Mosca. A quanto appare dall'articolo, a quanto si apprende, questo colonnello non ha mai avuto nessun processo e ancora adesso è piede libero a Mosca. Sono tutti fatti molto strani a cui io non so dare delle piene spiegazioni, però non solo da europarlamentare a fine mandato, ma da cittadino italiano ed europeo vorrei che questa piena luce venisse fatta. Vorrei capire perché ogni volta che si cercava di lavorare sui diritti umani in Russia e in Cina c'era questa resistenza, questa repulsione, questo fastidio che io tante volte ho percepito. Vorrei capire perché non si può essere come io ho cercato umilmente sempre di essere, ovvero adottare con tutti lo stesso metro, che fosse l'Iran, l'Arabia Saudita, che fosse la Cina, la Russia, ma anche gli Stati Uniti con il caso Assange, che io ho convintamente sostenuto, che fosse la Palestina, dove da anni mi batto per i diritti del popolo palestinese, i lavori di questo Parlamento lo testimoniano, ribadendo che chiaramente Hamas è un'organizzazione criminale, ma che non ha niente a che vedere, lo ribadisco, con una punizione collettiva del popolo palestinese. Io ho cercato sempre di applicare lo stesso metro con tutti. Evidentemente questo, in un certo modo, ha dato fastidio, se no quello che si è verificato non si sarebbe verificato, se no non sarebbero state fabbricate delle accuse ridicole, ridicole, da quello che si legge in quel comunicato dell'ADN Cronos nei confronti del sottoscritto. Io sono pronto a difendermi, non ho paura. Certo so che aver detto queste cose può comportare un margine di rischio. Non mi sorprenderei se nei prossimi giorni dovessero verificarsi nei miei confronti campagne diffamatorie, se venissero fabbricate notizie per sporcare ancora la mia immagine come già è successo in passato. Non mi sorprenderei di tante cose, ma spero che il mio lavoro di questi anni, spero che il lavoro che hanno visto i miei colleghi al Parlamento europeo possa sempre dimostrare la mia cristallina serietà, il mio impegno e quelli che sono i valori veramente europei a cui mi ispiro. Per ora non ho altro da aggiungere, vi ringrazio. Onorevole Cazzaldo, rapidamente posso chiederle, al momento quindi, la sua presenza nel Movimento 5 Stelle è... Lei è in
rimane nel Movimento 5 Stelle, le hanno... ma c'è un procedimento per la sospensione? Come funziona questa questione dei propri diritti? Guardi, io sono assolutamente un eurodeputato del Movimento 5 Stelle, che però resta fermo nelle sue idee e nei suoi principi. Ho resistito sempre a qualsiasi forma di condizionamento sul tema Russia e Cina, come vi ho detto, è stato particolarmente duro nel corso di questi ultimi mesi, nel corso di quest'ultimo anno, ma io sono un membro del Movimento 5 Stelle, sono un iscritto e sono un portavoce. Non so appunto che cosa accadrà. Apprendo da fonti di stampa che ho citato, da DN Kronos, un comunicato di lunedì sera, che i miei 5 colleghi all'unanimità avrebbero chiesto di istruire un procedimento contro di me con scuse, ripeto, veramente pretestuose. Se vogliamo ridere, vi posso raccontare qualcuno dei capi di imputazione che emergono da quel documento. Mi si dice che avrei partecipato a cene di pericolosissimi lobbisti in contrasto con il Movimento 5 Stelle, con i suoi valori. Si parla di una cena a Strasburgo su invito del rappresentante di Coldiretti, gli agricoltori italiani, pericolosissimi estremisti a quanto pare, a leggere da questa lettera, quindi incredibile. Poi altre cose che mi vengono dette, continui voti in dissenso, ma io ho sempre spiegato la mia posizione, i colleghi mi avevano detto che comprendevano bene che avendo lavorato 10 anni nella sottocommissione difesa, essendo un convinto federalista, un convinto assertore dell'integrazione europea della difesa, fosse giusto che io continuassi a votare in continuità su quei dossier. Erano veramente coscienti e consapevoli, ne abbiamo parlato più volte e lo sapevano benissimo e mi hanno proprio ufficialmente detto in una riunione, tranquillamente, non ti preoccupare, vai, comprendiamo. Quindi è che adesso vengono inventate queste accuse, è incredibile. Però una cosa la voglio dire, io sono in attesa di capire se c'è un procedimento dei probiviri o no, ma penso che io scriverò i probiviri, perché nel corso dell'ultima riunione in cui ho partecipato una collega mi ha gravemente offeso. Mentre io chiedevo delucidazioni su un file che lei seguiva, chiedevo emendamento per emendamento quale fosse la posizione, quale potesse essere il nostro orientamento, perché non era una materia di cui mi occupavo, quella del file in questione, questa collega mi ha dato del manipolatore e mi ha detto che era un seguace dei marchettari. Chiedo a tutti i miei amici attivisti, cosa avreste detto voi, come avreste reagito voi sentendo queste offese? Io decentemente mi sono alzato, ho preso i miei fogli, ho detto, ho guardato i miei colleghi in faccia, nessuno ha reagito, nessuno ha stigmatizzato quello che è successo, ho preso e sono uscito da quella stanza, perché penso che ognuno di noi ha una dignità. Non ho dato in escandescenza in alcun modo, non ho detto alcuna forma di insulto, niente, sono stato io offeso. Quindi a questo punto, se riceverò un provvedimento dei probiviri, io scriverò i probiviri e chiederò che se questo è corrispondente al nostro modo, nostro codice etico, se questo è corrispondente ai nostri valori, se questo è il modo giusto di operare, e vediamo se la mia richiesta otterrà la stessa eventuale attenzione di quella dei colleghi. Come ho detto, io so di essere dalla parte del giusto e non ho paura di questi mezzucci e non mi farò intimidire e non mi farò mettere il bavaglio da nessuno. Senta, rapidamente ancora, lei ritiene che alla luce di quanto detto quel Movimento 5 Stelle dovrebbe lasciare la legge? Guardi, io non entro nelle questioni di leadership. Io ho creduto fermamente nella riorganizzazione di Giuseppe Conte, altrimenti non avrei accettato quando lui la mia fraterna amica e collega Paola Taverna me lo propose, il ruolo di coordinatore per gli affari esteri ed europei. Ero convinto di poter ispirare la nostra azione a quei valori universali, rispetto ai diritti umani, ai diritti fondamentali, rispetto dei valori che sono iscritti nella pietra, nei trattati europei, il nostro lavoro. A me non interessano questioni di leadership. A me interessano questioni di merito. Io vorrei che il Movimento 5 Stelle non perdesse se stesso. Se siamo il movimento della democrazia partecipativa, com'è possibile che la linea viene sempre dettata in un modo tale da non saperne niente, da apprenderla dai giornali? Se ci sono degli organi statutari, dovrebbero poter funzionare. Se io sono un attivista del Lazio, credo di avere il diritto, come gli altri attivisti, di poter votare chi sono i miei coordinatori provinciali, chi sono i miei coordinatori regionali e di magari averne più di uno per avere un equilibrio. Questo ho detto all'avvocato professor Giuseppe Conte quando l'ho incontrato, ha detto: ma perché hai così tanta paura della democrazia? Erano queste le conclusioni che avevamo dato agli Stati Generali. Perché? Perché non possiamo essere quello che avremmo sempre potuto essere? Io questo continuo a non capirlo. Quindi, ripeto, non mi interessa. Io sarei ben felice di vedere una leadership di Conte che seguisse i nostri valori e principi, che dicesse con coraggio: riformiamo lo statuto, magari transitoriamente ho fatto qualche errore perché bisognava partire, lo possiamo migliorare. Ho sempre detto che ero qui per migliorare il movimento. E invece cosa mi ritrovo? Di essere tacciato di essere un dissidente,
di essere epurato, attenzione, sono stato epurato dal ruolo di coordinatore senza una lettera, senza un messaggio, senza una telefonata, senza nulla, l'ho appreso dal sito. Me lo merito dopo 13 anni di lavoro e di attivismo? Io penso proprio di no. Se questo è il nuovo corso, io ho il dovere morale di denunciare queste cose e di sperare che risveglino in qualche modo le coscienze di quanti ancora credono in quel sogno che io ho abbracciato convintamente 13 anni fa. Perché dovrei? A me sembra che il movimento che stia pensando, almeno non il movimento in sé, perché ho ricevuto tanti attestati di solidarietà e di sostegno da parte degli amici attivisti. Molti mi hanno scritto, molti mi hanno chiamato per dire che avevano letto la lettera e condividevano parola per parola quello che avevo scritto. Io penso che il movimento stia perdendo se stesso e sia il movimento che vuole sbarazzarsi di me. È un po' diversa la situazione, perché se no non avrei subito questa epurazione, perché altrimenti non si inventerebbe, come ho potuto apprendere da fonti di stampa, un procedimento nei miei confronti. Attendo e sono pronto a difendermi. Nel frattempo, ripeto, avendo denunciato cose molto gravi, avendo denunciato cose che non mi fanno dormire la notte, non mi stupirei se nei prossimi giorni dovesse partire una campagna di demonizzazione totale per buttarmi quanto più possibile fango addosso, del resto l'hanno già fatto probabilmente in passato. Ogni volta che facevo una proposta la risposta era tanto vuole passare in un altro partito, ogni volta che dicevo qualcosa tanto al secondo mandato. Questi due argomenti vengono utilizzati come un manganello per silenziare qualsiasi alternativa, qualsiasi forma di pluralismo, qualsiasi forma di discussione democratica. Io questo non lo ritengo coerente con i valori della nostra Costituzione, io questo non lo ritengo coerente con quelli che erano i valori fondativi del Movimento 5 Stelle e continuerò a dirlo e a gridarlo ad alta voce. Posso chiedere una cosa personale? Io ricordo quando arrivò per la prima volta qui al Parlamento Europeo 10 anni fa, ricordo i gruppi, Farage, la sua nomina come non facile tra l'altro, come vicepresidente del Parlamento Europeo, eccetera, eccetera. Come si sente dal punto di vista personale oggi a essere, come ha detto lei, epurato da un movimento che lo ha, col quale è venuto per la prima volta qui in Europa? Sto male. Io penso che umanamente i miei colleghi si dovrebbero vergognare, glielo dico in faccia, si dovrebbero vergognare, perché non hanno avuto neanche la dignità di scrivermi un messaggio. Ho appreso questo, ripeto, da un'agenzia. Non è facile umanamente. Io tante volte ho cercato di stimolare con loro in riunione questi ragionamenti, anche sui diritti umani in Russia e in Cina, e anche lì ho sempre trovato poco interesse, vogliamo metterla così? Potrei dire anche un po', anche lì un po' un muro di gomma, poco interesse. Era una mia battaglia, veniva percepita come una mia unica battaglia, ma io questo davvero non me lo sarei mai aspettato. Che Giuseppe Conte potesse decidere con un atto di imperio di esercitare il suo potere ormai di monarca assoluto del Movimento 5 Stelle, questo non mi sorprende più di tanto. Lo avevo forse anche in parte messo in conto nel perseguire coerentemente la mia linea e questi valori che secondo me sono irrinunciabili, ma che i miei colleghi potessero pugnalarmi alle spalle in questo modo, questo è qualcosa che umanamente mi ha fatto molto male. Ad alcuni di loro avevo anche scritto cercando di spiegare le mie ragioni, cercando di spiegare che è inaccettabile che una collega ti insulti in riunione ed è normale che se vedi che per nessuno è un problema, che nessuno le dice non ti puoi permettere di dire questo, uno si alza, se ne vada e non si senta neanche più a suo agio nel sedersi vicino a loro in plenaria. È tanto difficile da comprendere dal punto di vista umano questo? Io penso di no. Io onestamente penso di no, e quindi per me sì, è un momento molto difficile e molto doloroso, ma so che devo continuare a combattere a testa alta per quello in cui credo.